Del Busan 81, mister, come ha visto la partita? Vista che secondo me abbiamo fatto tanta fatica, non ci aspettavamo di farla e non volevamo farla, però al di là dell'aver giocato un bruttissimo primo tempo e un secondo tempo così e così, però abbiamo lasciato davvero delle situazioni da gol clamorose. Pensare al primo tempo tu per tu col portiere, però vabbè, alla fine la prima volta che ci va bene, negli ultimi minuti la sblocchiamo e siamo contenti per questo. Una partita comunque con occasioni da entrambe le parti. Sì, diciamo che non c'è paragone, no? Cioè, tra il numero di occasioni che abbiamo avuto noi e quelle che ha avuto il Saronno. Saronno ha avuto nel primo tempo un paio di contropiedi. Noi secondo me ne ho contate almeno 5 proprio col portiere, che secondo me ha fatto proprio tanta roba, è stato proprio bravo, insomma. Però sta di fatto che per la differenza di valori che c'è in campo, perché poi il Saronno oggi era estremamente rimaneggiato e va messo senza problemi, era una partita che andava chiusa decisamente prima, ecco. Cosa è mancato secondo lei per chiuderla prima? Non lo so, nel senso per me sono stati proprio errori tecnici, non sono stati errori di deconcentrazione o altro. Abbiamo sbagliato delle giocate che solitamente non sbagliamo, probabilmente è stata una giornata negativa per i nostri attaccanti che però finora ci hanno trascinato, ci continueranno a trascinare. Quindi bene così, abbiamo perso qualche annetto di vita, però si riparte da martedì. Va bene, mister, grazie, in bocca al lupo.